Wellà fratelloni, come state? Io sono Rewind, bentornati nel mio canale per questo nuovo video su Destiny 2. Oggi, signori, partiamo col primo video su Lightfall con un bel bug iniziale. Sapete che ogni tanto escono quelle cose che vi fanno risparmiare tempo oppure per trovare un'arma godroll subito? Ebbene, questo è appunto il video giusto per voi. Cosa vi servirà questo video? Innanzitutto, la settimana prima del DLC c'è stato il farming. Tutti quanti hanno farmato il Wendigo, che è un lanciagranate pesante, 120 RPM con dei perk incredibili, ovvero fondina autocaricante, luce esplosiva, granate frontali. Bene, io ho giocato poco quella settimana in PvE e soprattutto le poche rank ho fatto nei cala la notte, non ho trovato il godroll e Bungie è venuta in mio soccorso con questo bug. Intanto ci tengo a ringraziare Marco che me l'ha detto a me, che è andato a vederlo su canale Cheese Forever, mi sembra, quindi diamo merito a chi ha scovato il bug, comunque io lo sappiamo da lui che esiste, e quindi è giusto non prendersi i meriti di quello che state per vedere, perché non l'ho scoperto io. Innanzitutto, ragazzi, a cosa serve questo bug? Vi serve appunto per trovare godroll, un lanciagranate simile a quello del Wendigo. Sto parlando di un nuovo lanciagranate della regina, che potete andare a vedere sull'helm al tavolo di guerra, che si chiama Regnante, ed è questo qui. Allora, ragazzi, per fare questo bug dovrete almeno averlo droppato una volta. Come si fa a droppare questo lanciagranate pesante? O facendo i campi di battaglia, quelli nuovi della resistenza, che vi faccio vedere qui in una piccola clip con il boss, che sono avviabili tramite la zona morte europea. A quel punto potete droppare dalle casse a fine attività, oppure finendo queste attività vi darà degli engrammi della regina, che poi andando qui sull'helm, come potete vedere, andando su decodifica engrammi della resistenza, potete in questa categoria qui su engrammi della resistenza avere culo e trovare il lanciagranate, oppure avere un po' di fortuna e trovarlo appunto a fine attività dei campi di resistenza. In più potete avere ancora altri ingrammi della resistenza, sempre da decriptare lì sull'helm, dal passo. Ogni tanto me ne da uno, vedete qui a livello 35, al 24, al 13, eccetera eccetera, andando avanti ovviamente con i livelli, ma si trova abbastanza in fretta. Una volta che l'avete trovato la prima volta, potete anche scartarlo nel caso roll non vi soddisfi, e poi semplicemente dalle collezioni, andando su armi, andiamo qui nelle pesanti, ragazzi, lancia granate, andiamo a trovare il nostro regnante. E non si sa per quale motivo ce lo fa acquistare, ragazzi. E può avere gli stessi perk. Può avere gli stessi perk del Wendigo. Non ve lo può dare rosso, perché tra l'altro quest'arma è craftabile, quindi ancora più forte con i perk, quelli potenziati gialli. Ma, raga, già averlo come il Wendigo, quindi con i perk normali, è già tanta roba. Come possiamo vedere, adesso ne compro un po'. Costa 1000 lumen, 10 frammenti leggendari e 7 nuclei ottimizzanti. Quindi, raga, veramente pochissimo. Tra l'altro, scartando quelli che non sono buoni, vi darà indietro anche dei frammenti leggendari. Quindi, tanto di guadagnato. Vedete, in questo caso, ovviamente, io lo sto ancora cercando, ma non mi dà il roll che voglio. Qui, per esempio, ho fondina e basta, eccetera eccetera. Dovete avere anche un po' di fortuna poi nel roll. Ma, tra l'altro, la cosa assurda è che potete scegliergli anche il Masterwork, perché... raga, non lo so, è un bug assurdo. Qui, vedete, che ne so, volete il Masterwork in impatto perché vi piace, pum, potete avercelo, e poi ovviamente ve lo andate a potenziare per Masterworkarlo e portarlo al 10. Raga, assurdo. Troverò così il mio Wendigo senza fare nulla, solo comprando a raffica le armi dalle collezioni. Il Regnante, il nuovo Wendigo, craftatelo tra l'altro, ragazzi, perché è un ottimo lanciagranate terziario con i perk quelli gialli. Però lì ci va un pochino più di farm e di grind, perché appunto dovremo trovare le rosse. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere le vostre prime impressioni su Lightfall. Arriveranno tanti video, ragazzi, anche del PvE e anche qualche live carinissima su Twitch, ma non vi spoilerò nulla. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Lasciate un bel like, una bella iscrizione, un bel commento qua sotto. GG da Rewind. Bella, ragazzi.